Sono le 8.25 quando l'Airbus 320, decollato poco prima dall'aeroporto di Falconara con 170 persone a bordo, lancia l'allarme alla torretta di controllo per un'esplosione al motore destro. Il velivolo precipita in mare a 37 km dalla costa del promontorio del Conero. Parte la macchina organizzativa via terra e via mare per recuperare i 42 superstiti con i soccorsi coordinati dalla centrale operativa della Guardia Costiera. Un disastro dai grandi numeri, paragonabile al naufragio della Costa Concordia all'isola del Giglio. La cronaca della disgrazia, per fortuna, è solo il canovaccio della grande esercitazione internazionale andata in scena in mattinata al largo delle coste anconetane. Un'esercitazione internazionale che si inserisce in un accordo internazionale tra Italia, Francia e Spagna, l'accordo SAR-MEDOC, ed è un accordo in base al quale questi paesi, insieme ad altri che volontariamente partecipano a queste esercitazioni, si addestrano, si provano per simulare, per verificare il dispositivo in caso di incidenti di aerei che ammarano in prossimità di aeroporti costieri. L'esercitazione di oggi ha quindi simulato l'ammaraggio in emergenza di un aereo e il recupero da parte del dispositivo di emergenza di tutti i passeggeri sopravvissuti. A questa esercitazione hanno partecipato circa 200 persone, oltre 30 mezzi, tra mezzi navali e mezzi aerei. Abbiamo osservatori di paesi stranieri, vengono dal Montenegro, dalla Turchia, dal Marocco, e alle operazioni in mare ha partecipato anche un aereo spagnolo con equipaggio spagnolo. Perché è stato organizzato proprio ad Ancona? Questa esercitazione viene fatta ogni anno a turno fra i francesi, gli spagnoli e gli italiani. L'Italia l'ha già ospitata in altre occasioni, 2 anni fa si è tenuta a Catania e qualche anno fa a Reggio Calabria. Quest'anno è stata scelta Ancona perché Ancona è uno dei 20 aeroporti costieri.